Portale Ioni Notizie per chiarire qualche argomento che riguarda il nostro paese. Vorrei specificatamente parlare del discorso del signor Presti con le sue figliole disabili che ha chiesto un parcheggio specifico e che noi abbiamo subito consentito in data 10 luglio 2008. Al 21 luglio aveva fatto un'ordinanza perché su accordi che pensavo avessero preso abbiamo fatto un'ordinanza per collocarlo lato mare di fronte a casa sua. Questo parcheggio a quanto pare non è stato, diciamo, accettato. Mi sono recato personalmente, ho parlato col signor Presti e avevamo deciso concordatamente di spostarlo lato monte e provvedere immediatamente alla risoluzione del problema. Mi sono giunte delle lettere, varie cose, interpellanze, ho visto sul sito delle domande come se stessimo facendo qualcosa di straordinariamente grave. In effetti noi abbiamo sempre cercato all'inizio di risolvere questa problematica, infatti avevo messo un'ordinanza il 21, questa ordinanza non è stata, diciamo così, ben accettata, l'abbiamo annullata e in data 4-5 giorni fa ne abbiamo fatto un'altra collocando il parcheggio lato monte su accordo col signor Presti. Abbiamo chiesto al signor Presti le targhe e siamo stati in attesa per un paio di giorni. Finalmente, avant'ieri, abbiamo avuto le targhe, i numeri delle macchine, delle targhe, per collocare finalmente questo parcheggio lato monte. È vicino a una via, ma non credo che crei problemi. Lui l'ha accettato. Stiamo solo aspettando, viste le situazioni anche economiche, di sistemare la cartellonistica perché in effetti il parcheggio non si fanno solo le strisce gialle come a Furci, ma si fa anche la cartellonistica verticale per renderlo effettivamente legale e quindi in settimana entrante provvederemo a farlo, sistemeremo il marciapiede e quindi non credo che ci siano dei problemi. Non ho capito il motivo per cui su questo argomento si stia aprendo una serie di discussioni così esagerate. Credo che sia un argomento così normale. Dal 10, siamo ora al 1 agosto, l'avevamo fatto un'ordinanza, l'abbiamo annullata, la stiamo spostando per accontentarli e credo che siamo nella perfetta legittimità delle cose. Voglio pure fare una piccola precisazione, che è giusto far notare. Il signor Presti, ha fatto qua una domanda in cui dice di essere residente in via Oriente 25. Chiaramente la domanda è stata pure dai servizi demografici, abbiamo fatto un certificato di residenza. Lui non è residente, risulta residente in Belgio. Questo sarebbe stato un problema, ma noi non l'abbiamo considerato. Infatti, una normativa nazionale dice che i parcheggi sono riservati ai residenti, ma a noi questo non interessa. Stiamo infatti provvedendo, ci ha dato il numero delle date. Lunedì o martedì faremo lo stallo, per cui credo che tutto sia perfettamente normale. Non ho capito questa esagerazione su questo argomento e veramente me ne dispiaccio. Però vorrei anche dare qualche notizia perché ho sentito delle lamentele in merito alle difficoltà, dici noi non abbiamo soldi, eccetera. E purtroppo è vero per un motivo semplicissimo. Faccio un riferimento alla ringhiera che abbiamo sotto la villa comunale. Questa ringhiera non possiamo in atto sostituirla, l'abbiamo dovuta segnalare all'attenzione della gente perché è pericolosissima. Qualcuno si chiederà, ma come? Non se ne accorgono che c'è una ringhiera pericolante e non la sostituiscono? Benissimo, non lo possiamo fare perché in atto non ci sono fondi. Un altro piccolo accenno lo vorrei fare alla via Calatafimi. So che ci sono delle proteste perché è stata richiusa la via Calatafimi. Era stata una storia che avevamo già chiarito all'inizio. La via Calatafimi, come una delle tante vie di Furci pericolose, è più pericolosa delle altre perché da quella zona scende un sacco di gente al mare in questi periodi. Per cui abbiamo ritenuto opportuno, nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre, richiudere al transito autoveicolare e riservarla esclusivamente ai pedoni. Qualche altro dirà: ma come? La via quella che c'è al centro di Furci è pure stretta come la via Calatafimi? Alt, precisiamo. La via Calatafimi è aperta al transito per tutte le auto. Quella via, la via Marco Polo, è esclusivamente aperta per i residenti, per cui se io o qualche altro passa da quella via e non è residente, è suscettibile di essere penalizzato e multato. Questo lo vorrei dire per chiarire, anche perché ho sentito commenti, quella sì, quella no, qua non ci sono particolarità per nessuno. Cerchiamo di fare il bene di tutti e lo facciamo anche a nostre spese,
con le nostre mani, come è stato fatto con le strisce pedonali, tanto criticate, interrogazioni, eccetera, abbiamo cercato di fare il bene alla collettività. Può essere pure che siamo stati un pochino superficiali, ma questo non significa che speculare su questi argomenti giustifica gli speculatori.